Quello della luce è un progetto che nasce perlomeno una quindicina d'anni fa ed è, mi rendevo conto che strada facendo, ecco, non è nell'illuminare ciò che è trasparente che se ne assumono veramente le fisicità, ma è nel non illuminarlo. Le ombre creano ciò che non è possibile creare con altre materie. Se lei trasmette la luce attraverso quella scultura e la proietta su quella parete, vedrà che avrà una luce luminosa e colorata. Le altre materie creano delle ombre belle, particolari, ma creano soltanto ombre. Il vetro ha questa magia, che non proietta soltanto l'ombra della sua fisicità, ma trasmette il colore che contiene. Quindi, ecco che la magia del vetro, la luce e il colore diventano veramente un tutt'uno e si proiettano. Si proiettano al di là di quello che fisicamente sono le sculture che io compongo. Il mio discorso, sia attraverso la pittura che la scultura, non è fine a se stesso. Io non ho, perlomeno saranno 30 anni, che un lavoro non è decorativo. Assolutamente no, poi lo può diventare agli occhi di chiunque, perché ognuno di noi osserva e deve osservare con quello che ha dentro, con tutta la ricchezza culturale che ha dentro, osserva e fa suo qualunque oggetto. Il mio ha dei propositi, che è quello di chiamare l'attenzione su valori di un tempo che si sono persi, assolutamente li stiamo persi, e oggi quando parliamo dei valori non siamo nemmeno in grado di citare quali sono questi valori. Cominciamo dal più sacro, che è il valore essenziale, la nascita, quindi il rapporto con la nostra primogenitura, che è la famiglia. E poi andiamo più in là attraverso la trasparenza che abbiamo citato prima. E quindi attraverso la trasparenza cosa abbiamo? Abbiamo la verità, abbiamo l'onestà, abbiamo anche quello che è la nostra umiltà, ma vista anche attraverso quello che diventa un problema oggi, quella della parola, che non esiste più. Qualunque parola viene annegata, qualunque parola viene distrutta. Oggi esiste la menzogna e la fa alla grande la menzogna. È quello di saper amare e di saper essere amati al di là degli altri. La mostra che presentiamo oggi si intitola Progetto di Luce. È un progetto con due anime, un'anima assolutamente più dura e una più morbida, esattamente come nell'informatica. Quella più dura vede come protagonista il materiale, che è il vetro, l'artiere che in qualche modo l'ha manipolato e l'artista che l'ha progettato. C'è l'anima più sottile e è un processo che va al di là del sistema dell'artista, ma qualcosa che riguarda più la filosofia, guarda la letteratura. Quindi quando parliamo di progetto di luce è un modo di affrontare il futuro con assolutamente una voglia di liberarsi da quello che c'è stato alle spalle. Ecco, la mostra è un po' questo, come l'artista ha manipolato il pensiero per poter fare un passo più avanti. Dopo due anni che abbiamo lavorato sulla materia primordiale come l'argilla, la creta, abbiamo deciso di lavorare per questo progetto dal titolo proprio Progetto di Luce con Silvio Villaturo, che adopera una materia che è il vetro, che come dire, è una materia antica. Ci interessava questo progetto, che progetto di luce, che dà anche, come dire, una visione al singolo, all'individuo, di vedere nella mostra, nelle sculture di Villaturo, un progetto anche di tipo personale, perché ognuno si riconosce, vede anche le ombre all'interno, quello che può esprimere. E soprattutto in un momento di difficoltà socio-economica non solo del nostro paese, ma anche dell'intera Europa, ma del mondo, possiamo dire, oggi mi sembra essenziale ragionare e vedere, avere una possibilità di riflessione collettiva e darsi magari un impegno ognuno per un addivenire, un futuro un po' più sicuro, più certo, e ognuno da questa mostra potrà trarre un esempio per poter darsi anche lui una prospettiva futura.